Vabbè, ma è un lusso atomico questo coso. Pare che dobbiamo andare a sinistra. Proviamo questo telecomandino GoPro. Se ci svolta la vita, sapremo sempre se sta registrando e abbiamo la batteria sotto controllo tutto il tempo. Fantastico! Welcome in this new video! Andiamo a farci un bel girozzo di 500 km più o meno. 8 di mattina dovremmo arrivare a casa, rientro verso le 5, in teoria. Passo Penice, e questo è sicuro perché me lo ricordo, l'ho appena messo sul navigatore. E poi dovrebbe esserci il Tomarlo, 100 croci, e chiudiamo in bellezza con la Cisa. Siamo accompagnati dall'ottimo Luca, guardalo, ma che bello, spettacolo! Un'altra XR, che bello girare con un'altra XR. Io risparmierei un attimo le batterie della nostra fantastica GoPro e ci vediamo quando inizia il passo. Ciao! Scusa Luca, ma cioè, di cosa non ho capito? Di cosa? Cioè, stai mettendo dell'ottima jap! Benissimo. Cioè, ma non è che perché hai un S1000XR non puoi mettere la jap. Però, visto, guarda dove ti ho portato. Guarda che livello. Cioè, non vorrei dire, Io, ma adesso non mi arriva la carta. c'è solo questo piccolo difetto che si mangia le carte, però Fantastico Maps ci ha fatto sempre fare le sue strade così, un pochino mazzariello, però vabbè. Questo coso sembra funzionare. Credo che siamo alle prime curve del Penice. Già lo vedo bello stretto, strada abbastanza dissestata. Primi tornantini. Questa U è contro U, bruttissima. Si respira subito aria di passo. Cambia il passo sul passo. Oh, belli questi, mamma mia, che belle queste S così pulite. Questa è la mia curva preferita. Molto più dei tornanti, delle curve veloci. Pattina, il posteriore pattina. Che moto! Che moto! Molto, molto, molto rotta qui. Ok. Io ho fatto un errore, ragazzi. Non mi sono portato una cosa pesante addosso. Tra poco avremo molto, molto, molto freddo. Ma io spero che nel corso della giornata le temperature si alzino un pochino. Bello questo passaggio nella giungla. Vai. Adesso due. Secondo jolly per noi. Al primo passo, già stiamo giocando i jolly. Vedi, guarda, guarda che bello qua. Bella. Bello. E il Penice, bello. Ma quanto sono belli questi passaggi qua. Mamma mia, quanto mi piacciono. Quanto mi piace così, proprio la giungla. Passo Penice, eccolo. E andremo a conquistarlo, come solo noi sappiamo farlo, adesivandolo. Penice, è una chicca che entrerà nel video, Penice, Penice. Cioè, vedi, per esempio, adesso io mo per mettere sto... ti devi fidare, o se cade andiamo là, da BMW, dice ragazzi, ma che cazzo... Mio caro Luca! Sì. E tu hai pure l'estensione, io l'ho persa, ce l'avevo. Ho drattato un milione di volte, però ce l'avevo. Allora, mio caro, adesso andiamo a conquistare il passo. E c'è solo un modo per conquistare un passo. Vai! Vai! Ovviamente adesivarlo. No, dice non è il passo delle capannelle. No, no, infatti è bellino, però la strada. Tu forse da dietro l'hai visto che ogni tanto l'ho Sì, ho persa. preso un po' di sporco sulla destra, poi. Sì. Infatti ho rallentato alla prima. Vabbè, tu dici passo, sei così, ma massimo rispetto. No, ma quello quando è così basta. Siamo in cima al passo Penice. Lì non si vede nell'ombra, ma c'è il buon Luca con l'altra XR. Qui c'è un evento BMW, ma noi abbiamo un solo obiettivo: andare a conquistare il passo.
come sempre è stato fatto e sempre verrà fatto qui nell'angolino, con umiltà nell'angolino, ma so penice e via così e si vola. Oh, ce l'abbiamo fatta. Meno male che c'ho sto cosino, perché la GoPro si era messa in modalità foto e quindi stavo scattando foto come se non ci fosse un domani. Questo telecomando è la cazzo di svolta. Cioè adesso sai che bestemmio unico avrei. Bello, bello. Che figo. Ma bando alle pance, stiamo scendendo dal passo Penice per salire sul Tomarlo e poi in seguito sul Cetto Croci. Penice è molto bello, ma ho chiaramente cannato il verso, perché a scendere l'asfalto era molto 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 bello. Quindi se ve lo fate, consiglio farlo da est verso ovest. Oh yes, oh yes, oh yes. Mi sta arrivando addosso di tutto, ho preso 2-3 proiettili, veramente niente male. Oh, un poco di asfaltino fatto bene e niente, finito già. Mannaggia. Oh, un poco di asfaltino, no, finito. Bella. Minchia. Alla grande. Vedete perché non bisogna correre troppo? Io là se stavo come un maiale, ma ero già a terra, ma proprio ero già sulla cisa. Oh là, là. Devastata, devastata questa strada. Mamma mia. Meno male che siamo con 2XR, perché sennò qua sarebbe stata ardua. Questa per ricordarvela la salita al Tomarlo, se volete. Trovate tutti i link in descrizione, non è vero? Non metterò niente, perché come al solito mi dimenticherò di mettere il tracciato. Ragazzi, ma quanto è bello questo Tomarlo! Madonna mia, con la gola qua di lato. Guardalo! Guardalo! Che figo! Bello bello! Bello questo Tomarlo, consigliatissimo. Guarda, guarda, guarda che bello. Guardalo. Boom, e poi all'improvviso si apre la gola così. C'è lo spettacolo. Stupendo. Ma quanto è bello scoprire nuovi passi. Ma quanto è bello. Cioè, nuovi passi per me, ovviamente. Poi ogni volta che penso di spegnere la telecamera, poi sono queste curve. Vabbè ragazzi, sennò il video diventa infinito. Ci vediamo in cima. Se questa 500L non mi asfalta. Ci vediamo in cima. Woo! Impegnativo. Bello. Madonna. È porco giochi. Porco. È porco. Non finisce più. Sarà molto brutta qui. Gente con lo scooter e noi che ci lamentiamo con 2XR. Dovremmo esserci. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Ma io ho lasciato la moto in un punto proprio del posto. No, perché sta benissimo. Tenene, nenenene. E il Tomarlo, non Tomarlo. Intanto ci stanno dei... Le persone stanno andando molto tranquille in moto. Là. Guarda come spetta. 1482, comunque non è poco, ottimo, via. Allora, quindi adesso andiamo verso, non lo so. Sezionale. Vabbè, tu esci con gli iscritti. 100 croci. Facciamo vedere che siamo persone preparate. Dopo facciamo il passo dello spino del bracco. Porca troia, mi volevi dire, mi volevi dire del bracco, mi sei caduto sul bracco. Okay. Vabbè, la cisa però me la ricordo. La cisa, ok. Mo, allora arriviamo al 100 croci, vediamo com'è la situation.
e poi, poi capiamo. Si va, si valuta, se bracca, se magna. Si valuta e poi molto bene. Vai, andiamo. Vamos. Oggi non vogliamo sapere niente. Giornata di passi, ci rimangiamo tutti. Sto uccidendo tutta la fauna. Cioè, non esisterà mai più neanche una farfalla, credo. Sto prendendo tutte. Passo 100 croci, inizia ufficialmente da qua. No, ragazzi, fa caldissimo. Sto sciogliendo. Ma sto prendendo un sacco di moscerini! Mamma mia. Sta messo proprio male, male. Molto interessante. Molto interessante questa situazione. Molto interessante. Secondo me è lui. Luna. Cioè, per siamo. Cioè, ma neanche se lo organizzavamo. Da questa situazione perfetta e assolutamente non prevista si conquista anche il passo 100 croci. Lo metteremo proprio qui. Così. Non diamo fastidio a nessuno. Grande. Molto bene. E poi si procede di lì. È dura, ma ce la faremo. Allora, tutto calcolato? Siamo arrivati puntualissimi. Prenotato, non è perfetto, 5. Fantastico. E abbiamo trovato, ma così guarda, ma per caso, Gambaninaro estremo, moto a vista sotto la paleolica. E si vince. Com'è che si chiamava? Mister Porcino. Mister Porcino. Tutto bio. E biodegradabile. E niente, mangiamo. Meritato, meritatissimo. C'è stato un netto cambiamento di asfalto. Ma di cosa stiamo parlando qui? Ma è una pista. E qui ci vuole lo sport, mi dispiace. No, vabbè. Non credo sia legale una strada così. No, io sono senza parole. Senza parole. Ma che devo dire? Che devo dire? Cioè, che devo dire? Per la serie questa la facciamo tranquilla. Vabbè. È assurda quella strada. Ma che asfalto c'aveva? A parte che quella strada non è legale. È una pista. Allora, a me Google dice di andare là. Non era legale, ragazzi, quella pista. Cioè, quella pista. La strada non è una pista. Dillo su quella strada che la strada non è una pista. Mannaggia a me che non ho messo la telecamera. Ci ha risvegliato quella strada. Mai vista una pista così. Una strada così. Era una strada, non era una pista. Cazzo. La pista della Cisa. No, la strada della Cisa. Ah, la strada. Avrò detto. Non c'erano i cordoli. L'avrò detto mille volte nel casco. Questa pista è bellissima. La conquistiamo con tutto il buon amore. Non voglio metterlo sopra a qualcuno e quindi lo metterò qui. Là. E chi? Perché non c'è scritto che lì non si può mettere? Mamma mia, passo della Cisa. Eccezionale. Chiudiamo il video scendendo da questo fantastico passo che è la Cisa. Alla fine di questo estremo giro di credo circa 500 km,
ne sarò sicuro solo nel momento in cui editerò questo video, ma è sempre. Voto del giro un bel 8, assolutamente. Nota di grande merito al Tomarlo, che paesaggisticamente e anche come strada veramente veramente valido, ne vale la pena. La Cisa mi resta un poco qui sul groppone il fatto di non essere sceso all'altro lato, ma sarà la scusa per poterci tornare. Ringrazio tanto Luca che mi ha contattato su Instagram per accompagnarmi in questo fantastico e folle giro di un giorno. È stato un compagno di viaggio eccezionale, regge qualsiasi passo tu hai, veloce o lento o turistico, grande, veramente veramente forte, ci sta. Luca, adesso che vedi questo video, spero che faremo altre uscite insieme molto molto volentieri, magari anche un po' più calme, che così ci facciamo qualche foto, qualche contenuto come dici tu. Abbiamo fatto una foto, incredibile questa cosa. Va bene ragazzi, se non ci vediamo nel prossimo video, ci vediamo in strada. Woo!